Oggi chissà cosa accadrà, dove si andrà, chi ci sarà. Con l'allegria e fantasia, Kit e Kate sono qua. Forza Micetti Simpa! Micetti pasticceri. A che cosa vuoi giocare oggi, Kit? Non lo so, guardiamo nella scatola. Ehi, guarda, grembiuli! E cappelli da cuoco, saremo dei pasticceri! Sì, per la torta di compleanno della principessa scoiattolina. Forza Micetti, si va! Kit e Kate andarono alla cucina reale. Non vedevano l'ora di cucinare la miglior torta di compleanno che la principessa avesse mai visto. Molto bene, cominciamo. Dove sarà il libro delle ricette reali ora? Grazie, aiutanti reali. Forza, Kate! Scegliamo la torta più buona da cucinare. Torta corona alla banana? No, troppo gommosa. Tortino rovesciato ai mirtilli? Troppo croccante. Che ne dici di questa? Torta papera al limone. Ops, scusate. Ho trovato! Torta nuvolosa ripieno di ghiande. Io dico che è perfetta. Che facciamo ora? Seguiamo le istruzioni. Ma prima ci servono tutti gli ingredienti. È stato semplice! Molto bene! Metti 3 tazze di farina nella ciotola. Capito! 1, 2, 3! Perfetto! E ora serve 1 tazza di latte. Lo faccio io, adoro il latte. Adoro il latte anch'io! Ora 2 tazze di zucchero e 2 cucchiaini di sale. Capito! 2 tazze di sale. No! Avevo detto 2 cucchiaini di sale! Così ne hai messo troppo! Ops! Nessun problema! Metteremo più zucchero! Perfetto! Perfetto. Adesso 2 tazze di noci! Noci? Beh. Perché non usiamo il pesce, invece? Ottima idea! Forza, aiutanti reali! In forno per 10 minuti! Kit e Kate erano impazienti di vedere la loro creazione. E vai! È pronta! Scommetto che la principessa non ha mai visto una torta bella così. Ma la torta non aveva esattamente l'aspetto che desideravano. Non assomiglia alla torta, neanche un po'. Forse però il sapore è buono. Oh no! Abbiamo rovinato il compleanno della principessa! Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Qual è il problema, Micetti? Volevamo fare questa torta per la principessa, ma è venuta bruttissima! Che strano! Io non vedo nessun pesce tra gli ingredienti! È stata una nostra idea! Una vostra idea? Ma se volevate fare questa torta, perché non avete seguito le istruzioni? Perché era molto più divertente farla come volevamo noi. Ma adesso non è più così divertente, vero o no? Certo che no! La torta è rovinata! E anche il compleanno della principessa! Adesso ho capito! A volte può anche essere meno divertente seguire le istruzioni alla lettera. Ma sarai più felice quando le cose riusciranno esattamente come le volevi! Suona proprio come la ricetta per il successo! Grazie, grazie mamma! Ehi, come mi avete riconosciuta? Forza, Kate! Proviamoci di nuovo! Sì, ma stavolta faremo esattamente quello che dice la ricetta! Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate ricominciarono di nuovo la loro avventura da pasticceri. Ma stavolta... 1 tazza di latte! E non di più! Seguirono le istruzioni alla lettera. Solo 2 cucchiaini di sale. E quando la torta fu pronta... È bellissima! Ora le candeline! 1, 2, 3, 4! Ecco a voi la principessa! Quella è la mia torta? Sì, esatto! Spero che vi piaccia, Vostra Altezza! Piacermi? L'adoro! Questa sarà la festa di compleanno più bella del secolo! Spero che veniate! Davvero? Ma certo! E quello fu l'inizio di una dolcissima amicizia! Questo safari non sa da fare! A che cosa vuoi giocare oggi, Kate? Vediamo che c'è nella scatola!
Guarda, cappelli da safari! E fotocamere! Andiamo a fare un safari! Saremo i primi che riusciranno a fotografare la scimmietta Fuggi Fuggi! Già! Forza, amicetti! Si va! Kit e Kate non vedevano l'ora di arrivare nella giungla per poter fotografare la famosa scimmietta Fuggi Fuggi. Come si arriva alla giungla, signore? Da quella parte! Avete tutto l'occorrente? Occorrente? Ma certo! Vi servirà la crema antinsetto, scarponi da trekking per i cardi spinosi e una torcia nel caso in cui si faccia buio. Li trovate laggiù. Grazie! Vedi la crema antinsetto? No! Tu hai visto gli stivali? No! Andiamo lo stesso. Sì, abbiamo le fotocamere. Non ci serve tutta quella roba. Kit e Kate corsero nella palude della giungla. Ma dove poteva essere la scimmietta Fuggi Fuggi? Eccola lì! Siamo arrivati in tempo. Su, forza, inseguiamola! Ma ben presto Kit e Kate si imbatterono in qualcosa per cui non erano preparati. Dove è andata? Da quella parte! Forza! Ai! Kit e Kate riuscirono a sfuggire alle mosche mordacchiose. Eccola lì! Forza, inseguiamola! Ma incontrarono subito un altro problema al quale non erano preparati. Ai! I cardi spinosi! Ai! Ai! Fa male! Ai! Oh no, sta scappando via! Oh, dovevamo portare anche gli stivali! È sparita ora! Non riusciremo mai a farle quella foto! Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Buongiorno, esploratori! Oh? Che vi è accaduto? Volevamo fare una foto alla scimmietta Fuggi Fuggi, però è scappata via! E come mai è scappata? Le mosche mordacchiose continuavano a pungerci! E poi ci siamo fatti male con i cardi spinosi! Ma non si viene nella giungla senza una crema antinsetti e scarpe adatte! Lo sappiamo, ma ci voleva troppo tempo per trovare tutto! E volevamo fare in fretta per riuscire a scattare la foto! Beh, ma poi l'avete scattata? No, nemmeno una! Aspetta! Ora ho capito! Se prima di andare da qualche parte prendi tutto quello che ti serve, poi potrai fare quello che vuoi una volta arrivato. Grazie, papà! Oh, come avete fatto a riconoscerlo? Forza, Kate! Proviamoci di nuovo! Sì, ma stavolta non partiremo finché non saremo pronti. Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate partirono di nuovo per la loro avventura nella giungla. Ma questa volta... Kate, ho trovato la crema! Stivali in arrivo! Ed ecco anche le torce! Adesso siamo pronti! Non ancora! Mettete la crema! Oh sì, è vero! Kit e Kate tornarono nella palude. Ma stavolta, quando le mosche mordacchiose provarono a pungerli... Eh no, care moschine! Questa volta ci siamo preparati! Oh, crema antinsetti! Eccola là, andiamo! E quando passarono sui cardi spinosi... Più veloce, Kate! Nessun problema ora che indossa gli stivali! Dove si sarà cacciata quella scimmietta? Guarda, ci sono delle impronte! È entrata nella grotta! È troppo buio qui dentro! Non preoccuparti, adesso abbiamo le torce! È vero, accendiamole, forza! Perché mi state seguendo? Vorremmo solo farti una foto. Ti andrebbe? Certo! Questo è per te. Wow! Non mi ero mai vista in foto prima d'ora. Posso farne una a voi? Certo! E insieme alla loro nuova amica, Kit e Kate trascorsero una giornata memorabile. Il giorno speciale di Kate. Che cosa vuoi giocare oggi, Kate? Vediamo nella scatola. Guarda, dei cappelli da festa! Oh. Andiamo a Festilandia! Dove ogni giorno c'è una festa! Ci divertiremo un mondo! Forza, amicetti! Si va! Kit e Kate non vedevano l'ora di arrivare a Festilandia. Ma quando arrivarono, non sembrava per niente il posto che si erano immaginati. Eh? Questo posto è Festilandia? Guarda! Wow!
Benvenuti! Io sono il genio delle feste di Festilandia! È il momento di scegliere chi sarà il festeggiato di oggi! Guarda, è toccato a me! Evviva! Ma che fortuna! Significa che è il tuo giorno speciale! E ora diamo inizio alla festa! Che bello! Ma è stupendo! È per me? Oh, vi ringrazio! Ma certo! Sei la principessa della festa! Ehi! Per me non c'è niente! Tu puoi divertirti alla festa di tua sorella! Cosa? Ora esprimi un desiderio e poi spegni le candeline! Ma volevo farlo io! Vorrei ricevere delle macchinine nuove! Non è giusto, Kit! Questa è la mia festa, non la tua! Ehi, ma che succede? Sono spiacente, ma non funziona con te! Perché oggi è la festa della principessa! Soffia pure, Kate! Io vorrei tanto... della musica! Wow! Ora vai, gira i pedali! Urra per Kate e viva Kate, è l'amica che vorrei. Urra per Kate e viva Kate, è l'amica che vorrei. Urra per Kate e viva Kate. Ehi, ma Kate! Ora è il mio turno, vai anche una canzone su di me. Questo coso è bruttissimo. Vacci piano, Kate, vedrai che la prossima sorpresa ti piacerà. È davvero stupenda. Agita la bacchetta verso la stella luccicosa e se la colpisci usciranno delle fantastiche sorprese. Ora basta! Lasciala andare, Kit! No! Se non posso farlo io, non lo farà nessuno! Hai rovinato la festa! Ora me ne vado! Oh no! Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Cosa c'è che non va, amicetti? Eravamo venuti qui per divertirci tanto, ma Kit invece ha rovinato tutto. E perché l'hai fatto? Perché tutte le sorprese erano soltanto per Kate e per me non c'era niente. Allora dimmi, c'è mai stato un giorno in cui tutte le sorprese erano per te? Sì, il mio compleanno. Ah, e si sono divertiti tutti? Sì, ci siamo divertiti molto. E anche gli altri hanno ricevuto le stesse sorprese che tu hai ricevuto? No, perché quelle erano soltanto per me. Aspetta un attimo! Ora ho capito! Se contribuirai a rendere un giorno speciale per qualcun altro, lo renderai divertente per tutti quanti! Grazie, mamma! Ehi, come hai fatto a riconoscermi? Forza, Kate! Proviamoci di nuovo! Ma questa volta prometto di fare in modo che il tuo giorno speciale sia ancora più bello! Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate partirono di nuovo per la loro avventura a Festilandia. Ma stavolta, quando arrivò la torta... Esprimi un desiderio e soffia sulle candeline, Kate. Questo è il tuo giorno speciale. Evviva! E quando arrivò il momento della musica... Forza, Kate, pedala! Urrà per Kate, evviva, Kate! È l'amica che vorrei! Urrà per Kate, evviva, Kate! E quando fu il momento di colpire la stella... Ora vai, colpiscila, Kate! Non ci arrivo, è troppo in alto. Potresti farlo tu? Certo che sì. Un momento, mi è venuta un'idea ancora migliore. Fallo tu, è la tua giornata speciale. Ehi, è super divertente! Wow! Grazie, Kit. E facendo in modo che la giornata fosse speciale per Kate, Kit la rese speciale anche per tutti quanti. In fondo al mare. A che cosa vuoi giocare oggi, Kate? Vediamo che c'è nella scatola. Guarda, Kit, maschere da sub. Allora oggi faremo i subacquei alla barriera multicorallina. Sì! Forza, amicetti, si va! Kit e Kate uscirono dalla scatola magica e si immersero nel fondo dell'oceano. Non avevano mai visto niente di simile prima. È davvero bellissimo! Ciao, pesciolini! Guarda laggiù! Una sirena! Ciao, sirena! Ma che bel gioiello che hai appeso al collo! Ti ringrazio! Una, due, tre, quattro, cinque bellissime perle! Ci puoi dire dove si trovano? Proprio laggiù, in quelle conchiglie! Queste perle crescono dentro le ostriche! Ehi, Kit! Raccogliamo anche noi cinque perle e facciamo una collana! Sì! Per la mamma! Le ostriche sono gentili?
Con me lo sono state. Ma ricordate, le ostriche sono molto affezionate alle loro perle. Grazie, Sirena! Guarda, ogni ostrica ha una perla! Ma allora è semplice! Stanno sbadigliando! Chiediamogli le perle prima che si addormentino. Perché disturbarle? Aspetteremo che si addormentino e le prenderemo. Ma ricordi, sono molto affezionata alle perle. Vedrai che capiranno, ci servono per fare la collana. Sì, forse è vero. Si sono addormentate. Una, due, tre, quattro, cinque. Cinque perle, evviva! Ai! Ci hanno rubato le perle! Acciuffiamoli! Schiappiamo! Ah! Aiuto! Guarda! Oh no! Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Voi sì che sembrate due micetti piuttosto scossi. Cos'è successo? Non lo so! Noi volevamo solo fare una collana di perle come quella della sirena! Ma le ostriche hanno cominciato ad inseguirci e volevano morderci! Allora, voi gli avete chiesto le perle e loro vi hanno inseguito! Ecco, non gliele abbiamo proprio chieste! Perché no? Non volevamo disturbare il loro riposo! Così quando si sono addormentate le abbiamo prese! E le ostriche erano contente quando hanno scoperto cosa avevate fatto? Contenti? Erano tutte davvero infuriate! E perché alla sirena le avevano lasciate prendere? Deve averle chieste prima, perché le ostriche adorano le loro perle. Ehi! Ora ho capito! Se vuoi qualcosa che però non è tua, devi chiedere il permesso prima di prenderla. Grazie, mamma! Ehi! Come avete fatto a riconoscermi? Proviamoci di nuovo, Kit. Ma questa volta assicuriamoci di chiedere il permesso invece di prenderle e basta. Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate ricominciarono da capo la loro avventura. Ma questa volta, quando andarono dalle ostriche... Chiedo scusa! Vedo che state per fare un pisolino! Ma vorremmo fare una collana per la nostra mamma! E vi saremmo immensamente grati se poteste darci alcune delle vostre bellissime perle! Certo! Grazie! Kit, ha funzionato! Una, due, tre, quattro... Sembra che tu non voglia darci la tua perla, vero? Non fa niente, noi lo capiamo. Grazie lo stesso. Ora mi sento molto meglio. Anch'io, Kate. Andiamo, è rimasta un'altra ostrica. Ci scusi, potremmo avere la sua perla per piacere? Nessun problema. È enorme! Kit e Kate usarono le perle per creare una bellissima collana per la loro mamma. Guarda, mamma, una collana di perle! Che belle! Ma per me siete voi, le vere perle. Siete stati molto carini con le ostriche. E anche con me. Il paese dei dolci. A che cosa vuoi giocare oggi, Kate? Vediamo che c'è nella scatola. Guarda, un libro di favole! Oh, andiamo nel paese dei dolci e viviamo una favola tutta nostra. Sono d'accordo. Forza, amicetti, si va! Kit e Kate corsero nel paese dei dolci, il posto più zuccheroso che possiate immaginare. Ma qualcosa non andava. Vi prego, aiutatemi! Kate, guarda lassù! Cosa è successo, mademoiselle? La strega malvagia mi tiene prigioniera e quando tornerà ha detto che mi trasformerà in una rana! Non preoccuparti, ti salveremo noi! Kit, cerchiamo la porta. Tu vada da quella parte! Non ho visto nessuna porta! Nemmeno io! Ma come salveremo mademoiselle? Ah, aspettami qui! Lanciamo questo ramo di liquirizia alla damigella, così si calerà giù! Ottima idea! Oh, il ramo è troppo corto! Tu resta qua, troverò qualcos'altro! Userò questo bastone di zucchero come asta e salterò fino alla finestra! Che bella idea! Ma hai pensato a come fare te tornare?
pessima idea. Madamigella, dici che cos'è nella torre? Beh, ecco, ho tantissimi marshmallow. Perfetto, lanciali di sotto. Cosa hai intenzione di fare con i marshmallow? Li useremo per costruire una scala. Una scala? Ottima idea! Ecco che arrivano! Ehi! Madamigella, ne servono ancora! E ora come faremo? Abbiamo provato di tutto! È davvero terribile! È molto più che terribile! Sta arrivando la strega! Beh, buongiorno, bella Madamigella! Scusa se ci ho messo tanto a tornare! Sarà meglio fare in fretta! Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Perché avete quelle facce tristi? Non abbiamo salvato Madamigella. E adesso è una rana. E perché non l'avete salvata? Ci abbiamo provato, abbiamo usato qualsiasi cosa, ma è stato tutto inutile. Già, il ramo di liquirizia era troppo corto. E se ci fossimo arrampicati col bastone di zucchero saremmo rimasti lassù. E un'enorme pennuta ha mangiato tutti i nostri marshmallow. Visto? Le abbiamo davvero provate tutte! Ho l'impressione che abbiate usato tutto quanto in un solo modo. Che vuol dire? Oh? Un momento, ora ho capito! Se pensassimo a più modi per usare le cose che abbiamo, magari allora troveremmo la soluzione. Sì! E io ho già avuto un'idea grandiosa! Pensi quello che penso anch'io? Penso di sì. Grazie, mamma! Ehi, come avete fatto a riconoscermi? Muoviamoci, Kate! Dobbiamo salvare Madamigella! Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate ricominciarono di nuovo la loro avventura. Ma stavolta provarono ad usare ciò che avevano a disposizione in modo più creativo. Tranquilla, ti salveremo noi! Forza, Kate! Lega il ramo al bastone! Giusto! Cosa avete intenzione di pescare? Vedrai! Adesso ci serve un marshmallow! Ne ho qualcuno quassù! Lanciane uno giù! Veloce! Ecco fatto, Kate! Ora seguimi! Eccolo che arriva! Vieni qui, uccellino! Sta funzionando! Salta su, Kate! Oh! Sali a bordo, Madamigella! La tua carrozza è finalmente arrivata! Siete riusciti a salvarmi! Oh, voi due siete i micetti più dolci che ci siano! Oh, ma figurati! Kit e Kate riportarono la damigella al suo castello, dove visse per sempre felice e contenta. La mappa del tesoro. A che cosa vuoi giocare oggi, Kate? Vediamo che c'è nella scatola. Guarda, cappelli da pirati! È una mappa del tesoro! Andiamo alla ricerca del forziere! Sì, il forziere del tesoro nascosto! Pieno di oro e di gioielli! Forza, amicetti, si va! Kit e Kate uscirono dalla loro scatola magica e salparono alla ricerca del tesoro nascosto. Isola del pappagallo, arriviamo! Kit, se il tesoro è sotterrato, come faremo a scavare? Papà, mi serve una pala? Sì, è proprio quello che ci serve! Papà, venite! Guarda, quella sembra proprio la pala che usa anche papà per scavare le buche in giardino! Una pala molto resistente! Già, ma guarda queste, sono molto più carine, non trovi? Una pala molto carina! Sarebbe bellissimo scavare con queste pale! Sì, si abbinano benissimo con i nostri cappelli! Ora sì che sembriamo dei veri pirati! Dei pirati un po' sciocchini! Papà, terra in vista! Kit e Kate arrivarono sull'isola del pappagallo e cercarono sulla mappa il punto dove cominciare a scavare. La mappa dice di guardare sotto l'albero più grande. È quello il più grande? O quello? Nessuno dei due! È quello il più alto! Ora la mappa dice di scavare accanto alla pietra triangolare. Eccola, quella è triangolare. Molto bene, collega pirata. Scaviamo. Tesoro nascosto, arriviamo. Arr! Nessun tesoro può sfuggire a due pirati come noi. Oh, la mia bellissima pala si è rotta. Oh, anche la mia.
bene, giovane pirata. Dovremo scavare con i manici. Così non funziona. Queste pale sono orribili. Non riusciremo mai a trovare il tesoro. Arr! Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Salve, pirati! Che succede? Volevamo trovare il tesoro nascosto. Avevate una mappa e una pala, vero? Sì. Allora qual è stato il problema? Le nostre pale si sono rotte. Non ho mai visto una pala di metallo rompersi così. Queste non sono di metallo. Abbiamo scelto quelle più carine. Arr, saranno pure carine, ma certo non sono abbastanza resistenti per scavare un tesoro. Servono soltanto a stare appese al muro per bellezza, capite? Ma sembravano fatte d'oro. E si abbinavano benissimo coi cappelli. Arr, siete venuti qui per sembrare carini oppure per dissotterrare il tesoro nascosto? Noi siamo venuti per il tesoro. Ma queste pale erano molto più carine di quelle di metallo. Ehi! Ho capito adesso. Se hai un compito e lo vuoi portare a termine, devi scegliere gli strumenti più adatti per poterlo fare e non quelli più carini. Beh, direi che come ragionamento è più che esatto. Grazie, papà. Ehi, come avete fatto a riconoscermi? Proviamoci di nuovo, Kit. Ma stavolta sceglieremo lo strumento più adatto. Ben detto, compagno pirata. Abbiamo imparato e torniamo al passato. Kit e Kate ricominciarono da capo la loro caccia al tesoro. Ma questa volta, quando scelsero gli strumenti... Queste sono molto carine, ma si romperebbero. Sì, sono carine, ma ci servono pale resistenti e queste qui non credo che lo siano. Ecco fatto! Delle robuste pale di ferro, proprio come quelle di papà. E con dei veri strumenti, Kit e Kate dissotterrarono il tesoro in un battibaleno. Il forziere del tesoro nascosto! Wow! Le pale hanno funzionato! Evviva! Proprio così, Kate! D'ora in poi sceglierò lo strumento più adatto per ogni lavoro e non quello più carino e basta! Anch'io, pirata! Usando gli strumenti adatti, Kit e Kate scoprirono il tesoro e impararono una lezione di cui fare tesoro. Mamma! Micetti, musicisti. A che cosa vuoi giocare oggi, Kate? Vediamo che c'è nella scatola. Guarda, Kit, una chitarra. E anche un violino. Suoneremo dal vivo in un concerto molto bello. Sì, un concerto di musica country. Forza, Micetti, si va! Kit e Kate con i loro strumenti corsero in un grande e bellissimo ranch. Sembrava proprio il posto perfetto per il loro concerto. Buongiorno, Micetti! Che posso fare per voi? Vorremmo fare un concerto nel suo fianile stasera. Saremo noi a suonare. Ma certo! Dentro troverete carta e pennelli. Perché non disegnate un'insegna per far sapere a tutti del concerto? Che bella idea! Grazie signora! Forza, Kit! Andiamo a fare quell'insegna! Sono sicuro che tutti quanti verranno al concerto quando vedranno la nostra insegna. Kit e Kate cominciarono a disegnare il loro striscione. Erano così emozionati per il loro concerto che non si accorsero di avere dei visitatori. Tutto a posto oggi, amica mucca? Io dico che ha fame. Ehi, so! Non puoi mangiare i nostri pennelli, ci servono per lo striscione. Ehi, smettila subito! Quelli sono i nostri strumenti, ci servono per il concerto! Deve essere un amante della musica. A tavola! Il pranzo è pronto! Che bello! Ho una fame da lupi! Anche io! Kit e Kate corsero dentro per il pranzo. Il cibo era talmente squisito che nemmeno si accorsero di cosa stava succedendo fuori. Grazie per il pranzo! Forza, Kate! Abbiamo del lavoro da fare! Oh no! Lo striscione è rovinato! E anche i pennelli sono scomparsi nel nulla! Deve essere stata quella mucca affamata! E va bene, faremo il concerto senza l'insegna. Che
Kate! È scomparso anche il violino! Quel topo! L'ha portato sottoterra! Guarda qua! Deve averla pestata la mucca! Che disastro di concerto! Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Salve, micetti! Come mai quei musi lunghi? Non possiamo tenere il nostro concerto! Che è successo? Stavamo dipingendo l'insegna, ma era l'ora di pranzo. Così siamo corsi dentro. Ma mentre mangiavamo, ha piovuto e l'insegna si è rovinata. Oh, beh, ma almeno avete ancora gli strumenti, no? No, non più. Li hanno rovinati gli animali. Deve esserci qualcosa che avreste potuto fare per evitare che le vostre cose si rovinassero. No, perché la pioggia non potevamo fermarla. E nemmeno quei fastidiosi animali! Ehi! Ora ho capito! È vero che non puoi fermare né la pioggia né gli animali! Ma puoi mettere le tue cose al riparo in un posto sicuro! Grazie, papà! Ehi, come avete fatto a riconoscermi? Proviamoci di nuovo, Kate! Ma stavolta metteremo le nostre cose al riparo dalla pioggia! O da chi le pesta! O da chi le mangia! O da chi le ruba! Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate presero i loro strumenti e ripartirono per la loro avventura da musicisti. Ma stavolta, quando fu ora di pranzo... A tavola! Il pranzo è pronto! Arriviamo subito! Dobbiamo mettere tutte le nostre cose al sicuro! Guarda, Kate! Piove a dirotto fuori! Meno male abbiamo messo tutto al coperto! Non appena finì di piovere, Kit e Kate completarono la loro insegna e la pesero ben visibile a tutti quanti. E quando arrivò la sera, i due micetti si esibirono in un concerto strappa applausi.